Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò 5 esercizi per antirrughe per il collo ed il décolleté. L'efficacia della ginnastica per il collo è un argomento controverso. C'è chi sostiene che i movimenti ripetuti sono la causa delle rughe sul viso e sul collo. Aggrottare la fronte, strizzare gli occhi, ridere sembrano essere la causa delle nostre rughe. C'è chi sostiene che esercizi sulla muscolatura del viso sono utili per mantenere e migliorare il tono muscolare. Per quanto riguarda il collo, possiamo migliorare il tono del muscolo platisma, il muscolo che va dal mento alle clavicole, ma non migliorare la tensione del collo e del contorno del viso. Come ho detto nello scorso video, del quale lascerò il link quassù, è molto più utile usare con costanza creme contenenti vitamina A, retinolo, vitamina C e acido ialuronico per cercare di contrastare la mancanza del tono del viso e del collo. Guardate il video perché lì troverete come fare il massaggio e anche tante informazioni e curiosità utili. Se vogliamo fare gli esercizi, evitiamo di flettere la testa in avanti, così. La stessa posizione che usiamo per guardare il cellulare e che abbiamo visto essere una delle cause delle collane di Venere, quelle linee che vengono qui sotto il collo. Prima di cominciare gli esercizi, ricordatevi che il portamento fa la differenza. Cercate di camminare a testa alta con le spalle ben dritte, così il collo non solo sembrerà più lungo, ma assumerà una posizione naturale che distenderà i muscoli del collo e di conseguenza la pelle. Adesso io non so di cosa vi occupiate, ma ho un altro accorgimento per coloro che passano molte ore in ufficio o davanti alla scrivania, davanti al computer. Controllatevi anche quando siete alla scrivania, non abbassate il mento per leggere così, ma cercate di spostare, di sollevare la pagina direttamente davanti al vostro viso. Per la notte, è un altro suggerimento che vi do, io l'ho fatto di recente, scegliete un cuscino non troppo alto per evitare di costringere il collo ad una curvatura innaturale. Ma non voglio prendervi altro tempo prima di cominciare, vorrei ricordarvi che questi esercizi potete seguirli tutti i giorni o a giorni alterni ed aspettatevi di sentirne gli effetti positivi dopo un paio di settimane. Ma non pensate ad un cambiamento visibile, poiché il cambiamento avverrà dopo circa 1-3 mesi se gli esercizi vengono eseguiti con costanza. Come vedrete, sono esercizi semplici e che potete fare ovunque, ma vi assicuro che con la costanza nel farli, il collo e il décolleté ne beneficeranno. Quindi, se, ripeto, se non potete o non volete farli tutti i giorni, fateli almeno a giorni alterni per almeno 10 minuti, quindi sarebbero 3 volte a settimana. E ripetete gli esercizi per circa, ogni esercizio per circa 5 volte. Cominciamo. Primo esercizio, collocate il pollice sotto il mento, esattamente nel mezzo, chiudete la bocca e spingete con la lingua in basso, mentre opponete resistenza con il pollice che spinge in su e mantenete la posizione per circa 10 secondi, così. Ripetete questo esercizio per circa 5 volte. Secondo esercizio, aprite la bocca come se doveste pronunciare la lettera A.
continuate con la E, con la I e con le altre vocali, facendo sempre movimenti più ampi del normale, fino a che sentite che i muscoli del collo stanno lavorando. Ripetete questo esercizio per 5 volte. Terzo esercizio. Inclinate la testa leggermente indietro e appoggiate il labbro inferiore sopra quello superiore. Mantenete questa posizione per 10 secondi e ripetete per 5 volte. Quarto esercizio. In posizione verticale chiudete la bocca e fate il sorriso più ampio che potete con le labbra chiuse. Così. Mantenete questa posizione per 10 secondi. Poi portate le labbra in avanti come se steste baciando qualcuno, così. Fate sempre movimenti esagerati che facciano mettere in tensione i muscoli del collo. Quarto esercizio. Quinto esercizio. Sedetevi con la schiena dritta e portate il mento verso un lato. Così. Come se voleste toccarvi una spalla, ripetete anche dall'altro lato. Così. Fate questi movimenti per 5 volte, poi riposatevi. Potete fare questi esercizi in casa o quando siete in pausa dal lavoro, la mattina o la sera, poiché non è richiesto nessun riscaldamento, quindi ogni momento può essere buono. Iniziate con una volta per esercizio e poi quando avrete preso il via potete incrementare le ripetizioni. E dopo le prime volte non vi peserà nemmeno più farli, anzi diventeranno il vostro appuntamento con la bellezza. E voi cosa fate per le rughe del collo e del décolleté? Fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Ho tanta curiosità di sapere quali sono i vostri segreti di bellezza. Vi raccomando, vi leggo sempre tutte quante. E se non siete ancora iscritti al canale, vi prego di iscrivervi cliccando nella parte qua sotto dove c'è scritto iscrizione. Cliccate anche la campanella così da ricevere una notifica tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e aspetto di leggere i vostri commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!